Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana affrontiamo un discorso relativo al cibo da sport e food delivery. Infatti, alla pandemia da SARS-CoV-19 ha un po' stravolto tutte le nostre abitudini, comprese anche quelle alimentari e nutrizionali. In effetti, se nel periodo del lockdown vero e proprio, quindi parliamo del periodo di marzo-aprile 2020, sono aumentati gli italiani che preferivano preparare in casa pane, pizza e quant'altro. In realtà non è mai diminuita la richiesta anche di cibo da asporto o food delivery per più che altro poter consumare comodamente anche qualcosa di più particolare, come per esempio possono essere dei menu da ristorante. Ovviamente chiariamo prima la differenza, che è ben nota, però la ribadiamo. Ovviamente il cibo da asporto è quello in cui, a seguito di una ordinazione, andiamo a ritirare presso l'attività il cibo e lo consumiamo poi a casa. Il food delivery invece è quando gli alimenti ci vengono consegnati direttamente a casa da un fattorino. E tutto questo incremento di questo mercato del cibo da asporto, del food delivery, che era già in forte ascesa prima della pandemia, ovviamente, come detto, si è incrementato moltissimo, tanto che l'Istituto Superiore di Sanità, nell'ambito di un rapporto sulle misure igieniche legate al coronavirus, ha stilato delle linee guida relative non solo alle attività, ma anche ai clienti. Quindi parliamo di cose ormai ben conosciute, ma comunque soprattutto indicazioni pratiche, come quelle di indossare sempre la mascherina anche quando si va a ordinare, ovviamente a ritirare il cibo presso un'attività, di prediligere delle ordinazioni telefoniche, i pagamenti con mezzi elettronici, quindi indossare sempre la mascherina, i guanti, per le attività di avere un'area dedicata al cibo da asporto, di entrare una persona per volta, e quando ci viene consegnato il cibo a casa, mantenere sempre la distanza anche dal fattorino. Queste erano le indicazioni più che altro pratiche, però possiamo anche soffermarci su delle indicazioni più alimentari, più strettamente riguardanti la nutrizione. Perché? Perché sicuramente non va inteso il cibo da asporto e food delivery come una sorta di fast food, cioè come degli alimenti per forza ricchi di calorie e di grassi. Ed è importante, visto la frequenza con cui ci si rivolge al cibo da asporto, al food delivery, cercare di variare sempre più possibile il menù, magari rivolgendoci anche ad attività con specialità diverse, quindi carne, pesce, dei menù vegetariani o vegani. Questo per variare il più possibile la propria alimentazione, perché molto spesso quando si ordina da casa una cena, un pranzo presso appunto a delle attività che fanno attività da sport o di food delivery, si finisce sempre per ordinare le stesse cose. Allo stesso modo dobbiamo fare attenzione alle fibre. Infatti, quando ordiniamo in genere ci dimentichiamo, non prestiamo attenzione alla frutta o alla verdura, che invece devono essere degli aspetti comunque fondamentali nella nostra alimentazione. Un'altra cosa a cui dobbiamo fare attenzione è il sale. In effetti, nei cibi d'asporto comunque già pronti ne hanno comunque in genere già una quantità superiore, quindi attenzione a non aggiungere altro sale. Altro aspetto è di rivolgerci magari sempre a dei ristoranti o delle attività che abbiamo vicino e che magari variano spesso il proprio menù. Questo ci fa capire che se fanno ciò è perché hanno una particolare attenzione magari alle materie prime. E poi il fatto di essere comunque più vicini a noi permette anche di ridurre i tempi di trasporto. Attenzione dobbiamo fare anche ovviamente alle posate, che se vengono consegnate anch'esse devono essere imbustate singolarmente, ovviamente monouso, e anche agli imballaggi con cui viene consegnato il cibo. Infatti è preferibile eliminare subito la busta più esterna, quindi senza farla entrare proprio in cucina, eliminarla attraverso una raccolta differenziata. Portare in cucina solo i contenitori che contengono cibo,
senza appoggiarli però su quelle superfici sulle quali poi andremo a consumare i pasti, quindi impiattare il cibo ed eliminare ovviamente i contenitori che contenevano gli alimenti. Un'altra cosa, cerchiamo sempre anche di ordinare o dei cibi cotti o freddi per evitare che si possano mischiare le temperature e venire in contatto. Ricordiamoci che un cibo cotto deve essere consegnato con una temperatura tra i 60 e i 65 gradi, mentre un cibo deperibile tra lo 0 e i 4 gradi. Ovviamente però dobbiamo tenere conto anche del trasporto e quindi ci può essere uno scarto non superiore però ai 3 gradi. Quando non sappiamo neanche le porzioni, magari che ci vengono poi consegnate, possiamo chiedere ovviamente, però se non riusciamo a sapere la porzione esatta, è bene sempre magari ordinare un solo piatto, magari con un contorno, un frutto oppure una macedonia. Per approfondire ulteriormente questi aspetti vi rinvio all'articolo che troverete sul sito, sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook, e vi ricordo che potete sempre scrivere anche un'email a nutrizionericci@virgilio.it per fare delle domande o per proporre degli argomenti che volete vengano trattati nella nostra rubrica, che tornerà come sempre la prossima settimana solo su Cilento Channel. Ciao!